Buonasera a tutti. Di recente ci siamo piazzati qui perché stiamo facendo una sorta di controllo, verifica, nonché selezione anche all'ingresso delle persone che prendono gli auti e che piano le metropolitane. E niente, perché sto mestiere? Perché sti giorni, sto periodo, da un po' di tempo a sta parte, a Roma tutti si scordano di far biglietto. E non contenti rubano pure, perché chi non fa il biglietto sicuro sulla metropolitana poi ruba, no? Che fa? Non ho fatto il biglietto, me voglio guadagnare pure qualcosa, che ne so, me frego qualcosa. A me mi è capitato per esempio un tizio che si fregava dentro la busta da spesa di una signora che aveva fatto il biglietto, ma lui non aveva fatto il biglietto, che si era fregato mezza pagnotta, si è messo là, smozzicava, gli ha mangiato mezza pagnotta. Sta signora è arrivata alla stazione, fa un'altra volta i topi, no signora, non sono i topi, sono sto scemo, ho preso una orecchia, glielo ho girata talmente tanto che alla fine questo da un orecchio ci sentiva meglio e mi ha ringraziato pure. Niente, dicevo, ci siamo piazzati qua e dobbiamo verificare fondamentalmente chi entra, ma dobbiamo anche fare una sorta di selezione. Per esempio, adesso che io sto qui all'ingresso della metropolitana, per dire, se vedo qualcuno strano, non lo faccio entrare, ma pure qualcuno che ha nomi strani, perché è importante anche che voi all'ingresso della metropolitana gli diate i documenti. È vero che fanno il biglietto, ma quel biglietto è loro, che ne sapremo? Cioè, uno si può essere comprato un biglietto, poi ha prestato un amico e ha detto, senti, io ho comprato il suo biglietto, te lo presto a te. Già non va bene, perché se è andato a comprarlo uno un biglietto, perché lo devi prestare un altro? C'è qualcosa che non torna. E perciò voi gli chiedete il documento. E se il cognome è strano, no? Allora, Mario Rossi può passare, ma tu immagini Antonello Badone, no? E che cognome è Badone? Gli fai, scusi, ma lei da dove viene? No, ma io sono di Roma, ma i miei parenti sono di L'Aquila. Ah! E come mai sono di L'Aquila e lei sta qua? Eh no, perché tanti anni fa sono venuti a Roma, e che sono venuti a fatta? Cioè, gli fate anche una sorta di contraddittorio per capire se questo effettivamente vi sta raccontando una cosa vera o una cosa falsa. Perché è importante anche capire chi sta entrando nella metropolitana, perché che ne sai che questo mi tira il freno d'emergenza dalla metropolitana? Può capitare. Io magari sto fermo qua in stazione, chiamo, sento subito l'autista, poi mi tocca pure correre sotto la galleria. Ed è capitato anche quello, che correvo sotto la galleria, c'è stato il tizio che ha tirato il freno e dice no, ma mi credo che mi potevo appendere. Ma come? C'è scritto non tirare. E quello mi ha detto, ho capito, ma io quando vedo non tirare, mi viene da tirare. A quel punto gli ho tirato un cassottone qua sotto, calcola che questo sta ancora all'ospedale, perché non riesce a spiegare che cosa gli è successo. Gli hanno detto, ma lei ha tirato il freno, ma come mai non riesce a parlare? E non parla, non parlando non riescono a curare. Sta ancora lì, pensa, e so quanto sarà, un mese. Vabbè, a parte questo, dicevo, poi fondamentalmente, facendo questo filtro, questa selezione, dovete anche verificare i tipi, che ne so, che puzzano. Eh sì, perché tu immagini un convoglio a metropolitana, un autobus, con uno che puzza dentro. Cioè, ma come fai? Allora, o devi ovviamente valutare in base al puzzometro, e il puzzometro dice che se già quando ti si avvicina a qualche metro tu lo senti, o fermi, scusi, lei dove va? No, io starei a prendere... Perfetto, ma lei la doccia si è fatta oggi? No, sa, io a casa ho dei problemi. Ecco, allora faccia una cosa, prima la metropolitana, vada a risolvere i problemi a casa. Ecco, ma io, che cosa? Ma un deodorante, il suo può comprare, ma il biglietto ce l'ha. Se vi fa vedere il biglietto e vuole passare lo stesso perché ce l'ha, glielo stracciate. E lui dice, ma perché mi ha stracciato? Perché al cinema te lo stracciano il biglietto, e qua è uguale, solo che vuoi che te lo stracciano, non è più buono, te lo devi andare a ricomprare. Allora, se lui solo va a ricomprare, vuol dire che c'hai i soldi, o invitato a comprare il deodorante, se ne spruzza un bel po' sotto, e magari se non è un grado alto di puzzometro, un grado 1, un grado 2, o fate passare, se è un grado 3, un grado 4, no, o dovete fermare, gli dovete fare una bella lavata. Allora, tante volte c'è sta la fontanella, o buttate sotto, gli date una lavata, o fate passare, sempre che il grado puzzometro scenda. In quei casi, per esempio, se usa un'attrezzatura, un'attrezzatura consigliata è la maschera antigas, no, te la metti qua e inizi a fare perquisizioni. Questa è buona pure se c'è stato un attentato, che ne so, buttano il gas chimico, e alla fine col gas chimico con questa te servi. Buttano quella roba che hanno buttato alla metropolitana, che sono morti tutti, voi non morite perché ci avete questa. Questa è una maschera futuristica, perché c'ha qua due cose che aspirano l'aria, a rigirano dentro e ributtano fuori. In pratica voi non respirate, ma non morite nemmeno. Perciò fondamentalmente ve la consiglio, ed è buona pure per il puzzometro. Perciò
quando avete beccato proprio il pulsometro grado 5, grado 6, che sono i massimi, con questo lo potete, gli potete dare una sbiancata. Poi, altre cosa, sempre in contatto con la radio, con gli altri colleghi, è anche importante che voi sulla metropolitana verifichiate delle situazioni anche sospette, no? Per esempio, vi capita uno che è vestito troppo estivo quando fa freddo o troppo freddo quando fa caldo. Perciò anche lì dovete aguzzare l'ingegno. Allora, tante volte sono turisti questi che vi capitano, no? Arrivano questi turisti che hanno, che ne so, in Bermuda al 24 di dicembre. E dovete fermare, perché il malandrino, il furbacchione, potrebbe travestirsi da turista e mettersi vestito da turista, gli garzoncini. Io fate il test del turista. Per esempio, il test del turista com'è? Hi! Hi! E lui vi risponde, hi! Se già vi risponde hi, già sei a posto. Gli chiedi, show me your money! E questo qua si vi fa subito dei soldi e se li fa PA è un turista. Se invece questi soldi non ve li fa vedere, questo è un furbo. E se è un furbo è un malandrino, perciò non si fa più i soldi. A quel punto lo piate e gli levate lo stesso, perché tanto c'ha cattive intenzioni. Magari gli date una pizza e lo sbattete fuori. Ricordate che è sempre importante sbatterli fuori. Un'altra cosa che io reputo assai importante, per esempio, è la verifica con gli attrezzi, no? Vi servono tutta una serie di attrezzi. Per esempio, immaginate, no? Sta arrivando una folla di gente e voi la dovete fermare. Allora, io per esempio mi premunisco, mi metto le luci e fermarli, no? Devono capire che qua il capo sono io. Allora, torcia piccola, se la gente ne è tanta, qua strobo, accostare, li fate accostare quelli più sospetti. E invece se proprio il casino è elevato, avete la torcia quella grossa, che è questa, no? Con questa potete tranquillamente iniziare a fare una sorta di lavoro di selezione maggiore. E che succede? Praticamente una volta che li fate accostare, anche là gli fate la solita domanda di rito. Lei ce l'ha il biglietto? E se quelli vi rispondono sì, ve lo fate esibire. Ovviamente ricordatevi sempre che il biglietto va timbrato. È una parte importante, che tutti dicono, vabbè è facile. Eh sì, ma chi è capace a controllare se il biglietto è timbrato corretto? Tanta gente, per esempio, se fa il timbro prima, se lo fa chi inchiostro simpatico, che è qui inchiostro che a scuola se usava un attimo, dopo 5 minuti era sparito. Oppure se lo fanno cada cosa, cada penna quella cancellabile, a replaglio, no? E che fanno? Se fanno il timbro prima, poi dicono, ah, non è venuto bene, però c'è scritto. Poi che fanno? Vanno dietro, cancellano e c'hanno il biglietto nuovo. E no, voi provatevi a cancellare. Gli fate sta 5 minuti per vedere se sti inchiostro è simpatico e se ne va. E poi li fate andare, sempre che siano sospetti. Ovviamente i sospetti sono tante categorie. Ci sono gli scorbutici, che sono quelli già cammino, fanno li dovete fermare. Poi ci stanno quelli insospettabili, che sono quelli ancora più sospetti, che sembrano normali. E allora a maggior ragione devi fermare, perché ti pare che uno normale via l'autobus o via la metro, uno che sa magari tutto distinto, giacca e cravatta, no, quello è più sospetto di tutti. Dove vai? Se c'hai giacca e cravatta c'avrai la macchina di lusso. Ah, perché stai via l'autobus? Via la macchina. Almeno inquini un pochetto e fai pure il traffico. Scusatemi, non vorrei mai che diminuisse il traffico e poi uno pensa, vedi, mi piamo più i mezzi pubblici, piamo la macchina che il traffico è diminuito. No, dovete generarlo il traffico, perché se non generate il traffico, la gente non compra la macchina. Mi pare che far benzinaro non guadagna e non cambia neanche le candele e lava i vetri e diventa tutto un mischione. Vabbè, ma questa è una cosa di economia a livello mondiale, perciò non stiamo lì a cincischia, stiamo a parlare del lavoro dei security sui mezzi pubblici. Tante volte vi capita, per esempio, i furbi sull'autobus. Che fanno i furbi sull'autobus? Salgono dalla porta davanti, però poi fanno il giro di corsa e passano alla porta centrale. Perché? Perché io di solito metto sulla porta di dietro, controllo chi arriva, sta timbrato il biglietto, poi mi vado alla porta davanti e mi guardo le tessere. Quelli che salgono alla porta centrale fanno finta che stanno a scenne, no? Ti vedi le spalle, io tutti quelli che becco le spalle sulla porta centrale passo e do una pizza. E il primo che dice ah, gli faccio, allora sei sospetto, mo porto dietro, mi faccio vedere il biglietto, se non mi piace, ma c'è il biglietto, io lo straccio e gli meno, ma gli dovete menare, perché se no, il giorno dopo questi fanno un casino. Se invece non c'hanno il biglietto e stanno sulla porta centrale, meno male io stavo a scendere, stavo a fare solo una fermata, ho preso un biglietto, e beh,
Quanti biglietti può avere una fermata? Una fermata in biglietto. Due fermate, due biglietti, tre fermate, tre biglietti. Questo ci insegnerebbe la logica. Certo che oggi gli danno buona perché ma c'hai tempo, poi scendi, poi fa. Non funziona così. Fai il biglietto, te fai la fermata, scendi. Se non ti piace, non vi l'autobus, te compri la macchina o te compri la bicicletta, come tutti questi che vanno di moda con queste biciclette, pedali. Allora c'ha senso se pedali, a fatica tua, mica la mia. Certo che se te becco sulla corsia preferenziale te faccio cascà, perché devi far cascà i ciclisti. Tante volte io scendo all'autobus, mi controllo che dietro non ci siano ciclisti, se ce ne sta qualcuno, una spinta, faccio cascà, dico mica devi sta qua, questa è la corsia preferenziale. Sei preferenziale? Porti qualcuno? No, questo è per l'autobus. Poi qualche volta ci passano i taxi, ma i taxi non lo so perché ci passano, quelli loro non riesci a fermarli. E in ogni caso non mi piace sta storia. Detto ciò, dicevamo sull'autobus i furbi passa porta centrale, perciò così li freghi i passi, tu fai finta di non aver visti e poi gli dai una pizza e li sbatti per terra. Ricordatevi sempre che certi sono ancora più furbi, quando vi vedono che salite scendono. Allora tu che fai? Stai a salire su un autobus, gli fai autista, non apri le porte, apri la porta solo dove sto a salire, gli famo scendere la fermata dopo, li voglio prima controllare. Mi è capitato qualcuno che si è lamentato, ma scusi io sono scendere a San Pietro, mi ha fatto scendere alla Dispoli. E che c'entra che ho fatto? Scusi ma io che ne so lei che c'ha il biglietto? Ma mo ha visto che ce l'ho, boh, ma ricordate, e oggi ce l'avevi, domani non è detto che tu ce l'abbia e potresti ricapitarmi tra le grinfie. E dopo te punisco, eh sì, perché se tu non c'hai il biglietto e stavi a far furbo e volevi scendere, la punizione ci sta, bello mio, minimo ti do una pizza, minimo, la multa la famo sicuro, perché quella comunque la devi pagare, poi te posso fare la multa scontata, quella senza che si mettiamo là due ore a fa, però te la devo fare la multa. E ricordate pure una cosa, che se c'è roba che mi piace, io te la rompo. Eh sì, perché vedi questi col cellulare trick e track, uno un giorno ho fermato, che sta a fa? No, ho fatto il biglietto tramite cellulare. Da quando? No, hanno fatto una nuova cosa, hanno messo che si può fare. Io non lo sapevo che faccio, e siccome io non lo so, non si può fare. Ma no, ma l'ha messo l'amministratore qui, ha detto, ha fatto, l'autista ha confermato, l'autista deve guidare, non si parla, lei ha parlato al conducente, sì, multa solo perché ha fatto, perché c'è scritto, vietato parlare al conducente, se lei gli ha chiesto ci ha parlato col conducente, e il conducente, ma quello è mio cugino, state zitto, hai parlato, devi guidare, stai col telefonino, ma io ho preso, io ho rotto il telefonino pure al conducente, perché giustamente doveva guidare, e poi stava a giocare un giochetto che era da scemi, ho detto, senti, ma se giochi in gioco serio, può pure guidare, e giocate in gioco serio, ma se sta a giocare a Candy Crush, cioè, e sta a spostare i gelatini, ha bloccato la cosa, il pupazzetto, e namo su, cioè, ma pari effemminato quando fai così, nomo virile come te, autista, chi vedi sul petto, la camicia aperta, deve giocare a Barbarian, allora sì, può andare pure, ma non me te metta a giocare a Candy Crush, capito? Vabbè, e niente, questi poi praticamente li stroncate. Certe volte la gente è pure poco rispettosa, non capisce il ruolo che rivestite, no? Che ne sanno? Cioè, perché lei mica è un carabiniere, lei mica è un poliziotto, ti fanno. No, io sono di scuola di botte, anche perché ho fatto fare gli istintivi apposta. Ve li mettete qua, anche perché mi serve gente che dia una mano a fare queste cose, e gli spiegate che essere di scuola di botte è una cosa molto prestigiosa. Eh sì, perché vi siete imparati tutte le tecniche per fare botte. Ma non botte che uno da botte, bumba, botte precise, cioè un colpo preciso che comunque ti rimette a posto. E in alcuni casi fa anche bene, perché a me è capitato per esempio da un cassotto sulla schiena uno, questo è vero che all'inizio, aia che male, la settimana dopo non gli faceva più male la schiena. Certo, gli faceva male perché il cassotto gli ha dato, però poi gli è passato e gli ha fatto passare il mal di schiena. Perciò posso anche dire che sono colpi terapeutici se uno vuole proprio mirarli. Ci sono anche dei colpi che per esempio potete dare agli avventori dei mezzi pubblici anche per far sì che questi poi, come dire, portino la bella notizia anche in giro, perché non possiamo essere dappertutto, come dicevo prima, ma se ci sono delle persone che dicono, ma sai che mi hanno menato sull'autobus, ammazza, poi la delinquenza è alta, no, mi hanno menato perché facevo io il delinquente, non facevo il biglietto, volevo far furbo. Volevo fregare dentro la borsa di uno. Eh sì, perché giustamente il ladro è competenza nostra. Che fa? Sale sull'autobus, si mette a frugare nelle borse, tutto tranquillo. Una manata sul culo a una ragazza, una pizza a uno pelato dietro la testa, scende indisturbato. E no,
E mica funziona così. A parte queste cose possiamo passare solo nelle scuole in botte, perché te devi comunque qualificare, devi aver fatto il corso, che dura comunque 5 ore il corso, fatto in una settimana, perciò so un'ora al giorno, però a settimana è dei 5 giorni, capito? Detto questo, questi non possono fare, viate, gli girate il braccio, ma glielo girate bene, perché il braccio non crediate che si ferma, poi continuate a girare. Vedete quanto è elastico, perché dico, ah, ma ha girato tutto, no, ma che ci stanno altri due giri ancora che si possono fare del braccio, tu non lo sai perché non ti hanno mai fatti, ma mo ti li faccio io, e perché quelli per il dito glielo tiri indietro, no, 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 ma hai rotto il dito, no, il dito poi arriva fino a qua, è che tu devo fare io la tecnica di scuola e botte, oppure gente gli dà delle pizze così forti, che è talmente forte che casca la madre che sta seduta a casa, cioè tu dai la pizza al figlio, arriva talmente non da d'urto forte che la madre sta seduta a casa va per terra. Ma questi ne conoscono queste tecniche perché non hanno fatto il corso di scuola e botte. Perciò signori, io lo ripeto, è importante che tutta sta manfrina che abbiamo fatto fino adesso vi insegni che per fare la sicurezza sui mezzi pubblici ci vuole piglio, ci vuole specializzazione e bisogna essere integerrimi, precisi, occhio di lince, sempre guardare persone dall'alto verso il basso, perché? Perché giustamente se voi già fate, ah buonasera, buonasera niente, non si fa buonasera, dica, chiunque entra, dica, lei dove va, chi è lei, che fa, come si chiama, documenti, referenze, perché giustamente, io che ne so, tanti fanno i documenti, ma io faccio, tu che fai, no io sono un medico, ah e referenze, beh lavoro nell'ospedale, e beh, che significa? All'ospedale ci vanno pure a far pronto soccorso, che ti sei fatto male e mi dici che ci lavori. E vabbè, ma lì c'avrai una ferita. E perché mo te la faccia la ferita se te stai zitto? E ci vai lo stesso a lavorare. Perciò dopo saresti paziente. Ah beh, no, a me questi modi non mi piacciono. E figurati, se non ti piacciono adesso, si figuri dopo quando te l'abbiamo fatti. E niente, questi perciò voi li dovete comunque controllare, tutta roba da verificare. E che bisogna pure stare attenti, no? Perché giustamente... L'unica, ecco, l'unica categoria forse che potete far passare tranquillamente sono le vecchiette, salvo che dimostrino di essere vecchiette, perché tante volte ci sono delle vecchiette e non sono vecchiette. Poi vedete, no, giustamente queste arrivano, mi fa male tutto, poi gli tiri i capelli e c'ha una parrucca. Oh, io ho trovato una vecchietta che era pelata, era un signore, era pelato, poi mi ha detto, no, ma che si mi sono cascati i capelli, ma che te sono cascati? Mia nonna c'ha 150 anni, i capelli ce l'aveva tutti. Come hanno fatto a cascata a te? La malattia! Si è scoperto che sta vecchietta non pagava il canone RAI! Oh, amo beccata! Gli abbiamo dato tante quelle mazzate che alla fine ha dovuto pagare pure arretrati. Perciò vi dico, si possono anche creare delle sinergie, perché poi tu becchi quello che non paga il canone RAI, becchi quello che ne so, la macchinetta gli ha dato un calcio, perché ci sono le macchinette lì alle stazioni, quello che ha la macchinetta dei biglietti ci ha messo i soldi farsi, uno ci ha messo il gettone delle giostre, cioè... Andiamo a capire, ma se tu mi metti il gettone di giostra della macchina, prima o poi ti beccano, c'è sta una telecamera, no? C'è dentro, davanti, fuori e dietro. Oh, se puoi camuffare come ti pare, però poi ti beccano. Perciò, cari signori, ricordatevi, fate il biglietto perché c'è sta scuola e botte che voi controlla. Attenzione, 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 un saluto.